Buonasera a tutti, grazie per questo onore, per me è davvero un grande onore essere qua con voi. Porto un tema che nessuno vuole ascoltare, porto un tema già prima di iniziare a sentire quella reazione chimica, già dice ma questa cosa ci voglio raccontare, ma cosa vuole qua? Quindi non è facile per me. Io sono eritreo. Quasi un gran parte di italiano non sa neanche dove Eritrea. Di qui siete stati a casa mia per oltre 50 anni, a casa mia, un paese molto bello, sta sul Mare Rosso. Ancora a casa mia, tipo in capitale, i nostri bisnonni parlano italiano, abbiamo anche le scuole italiane, ma se tu vai in giro, dici Eritrea, mi dici, ma oh, ogni Eritrea, cioè, ti cominciano, no, a dirti, ma Africa, ma tipo dove? Asia, no? E fa capire quante volte abbiamo la memoria corta. Come hai visto, davvero un paese bellissimo, però è diventato un paese di sofferenza, sofferenza per tanti giovani come me. Se io oggi qua sono con voi, va mia madre che ha rischiato, che ha sacrificato per la sua vita per darmi un futuro migliore. Io dicevo da piccolo, ero un ragazzino bravo in chimica, in matematica, in fisica, il mio sogno è di diventare pilota, ma invece oggi faccio una cosa che non ho mai scelto, di parlare di immigrazione, di donne, di uomini, di violenza, eccetera, eccetera. E quindi perché? Spesso qui in Italia non sanno qual è il motivo così forte che spinge queste persone a rischiare così forte? È vero, siamo tutti bravissimi, conosciamo l'Ucraina, addirittura siamo disposti a dare mille cose, ma invece quelle persone non sappiamo perché una persona è disposta a morire per arrivare qua. E quindi se io oggi qua, mia madre, a un certo punto ha perso il marito, il mio fratello grande, che io ancora ragazzino, avevo 16 anni, ha cercato di farmi uscire fuori quel paese. Quando diciamo uscire, non vuol dire io ormai al mese faccio quasi 20 voli ieri da una parte a sud, a nord, da tutte le parti al mondo. Lì ci vogliono circa 8-9 mesi per poter preparare la fuga. Perché? Perché se ti fermano in confine, lo Stato cosa fa? A volte ti uccide per dare un segnale. Se qual è il tuo pensiero? Se tu pensi di tentare us di uscire, quali sono le conseguenze? O se no l'alternativa, ti mandano in questi carceri delle isole d'Alec, sono delle isole bellissime, quasi in paradiso, che all'epoca lo usava Mussolini come carcere, ancora oggi sono attivi, e quindi ti portavano in queste strutture che rimane a vita, non sono familiare, può venire a visitarti, non puoi avere anche il diritto di difenderti. Se tu esci dal paese, tipo come oggi, sono cittadino italiano, ho il mio passaporto europeo, ma non posso andare a casa mia perché, essendo attraversato il confine, ho commesso un reato molto grave. Quindi, è per tutta la mia vita, finché il mio ultimo respiro, non posso tornare alla mia casa, i profumi del cibo, tutti che dove nato non posso più tornare, come se fosse ti tolgono le tue radici per sempre. Quando siamo scappare, una volta attraverso quel confine, sai quale è la conseguenza? Sai il 99% stai andando ad affrontare una morte certa. Hai una possibilità di poter raggiungere l'ultima destinazione. Se i 10 partono dal paese di origine, di quel 10 solo 2 o 3 riescono ad arrivare all'ultima tappa. Spesso sento tutti i leader dicono brutti, cattivi, questi trafficanti, è vero, però per noi è l'unica alternativa. Non sai a chi affidarti, non sai a chi a chiedere aiuto, perché sei tu e il tuo Dio, non c'è un altro. E quindi un ragazzo come me dici, almeno ci provo. Se va storto è andata così, se riesco almeno ho raggiunto l'altra parte. Insomma, dopo lungo, lungo viaggio, ho impiegato quasi circa 4 anni. Con le cose che mi fa sentire in colpa, a un certo punto, a metà viaggio, mia mamma, con un bel sorriso, mi tirava tre caramelle, cominciava a sorridere, come se fosse, immaginato tua madre, se mette le bombe a Kiev, comincia a sorridere, come fosse ha vinto 1 milione di euro.
Cominciavo a sorridere. Io ho detto: mia mamma ormai è andata fuori testa, c'è cioè qualcosa, non andava, ho preso qualcosa, è andata fuori testa. È un contesto per una donna in un paese, non sei irregolare, perché non si può dire che è clandestino, sapete, è un reato dire un clandestino, perché anche lo utilizziamo il clandestino ormai come le caramelle. E quindi metteva a sorridere, mi tirava 3 caramelle, accendeva un incenso, una candela, mi diceva: Tarek, ci dovevamo separare. Ti assicuro, avete del sud, no? Siamo molto legati alla famiglia. Io volevo morire perché da quanto sono nato non sono mai separato di mia madre. Separare vuol dire per me morire. Lei era ferma, non si spostava neanche un centimetro. Mi dice: tieni queste 3 caramelle, io sono sicuro andrà tutto bene. Se riesci ad arrivare dall'altra parte, mi verrai a prendere. Io, giustamente, come vorrei tutti i ragazzi, mi sono molto arrabbiato con mia madre perché sapeva, forse saremmo visti per l'ultima volta, sapeva consegnava un figlio a una morte certa, però sapeva anche la possibilità, con quel poco soldi, solo uno poteva andare avanti. Quindi lei, come se fosse, ha rinunciato per vivere quel poco. Mi ha regalato a me, che anche oggi ancora soffrisco di quella sua opportunità. Insomma, il tempo corre, e così è stato un viaggio molto lunghissimo. Ho stato respinto varie volte, tutti i carceri libici, più quello che voi immaginate che ho subito. Ho visto gente che morire, gente veniva, subiva di tutto. Arrivo in Italia, il mio primo giorno mi veniva assegnato un numero. Io, il numero era 1883. Io oggi ho un museo importante, il primo in Italia, inaugurato dal Presidente della Repubblica. Sono andato a prendere i reperti degli italiani quando andavano in America, che veniva utilizzato le stesse immagini. Se voi andate a vedere i reperti o le fotografie, quando andavano in America, ciascun italiano aveva un numero, aveva una grande lavagna, come vedete qui, un numero XX. E quindi ho cercato di mettere i reperti di ieri e oggi. Vi assicuro, si fa fatica a identificare quale è oggi, quale di ieri. E così giravo l'Italia, conoscevo delle persone che diventano famiglie, che lavorano nelle campagne, dalla mattina alla sera, anche sicuramente la vostra campagna, sottopagati dalla mattina a sera con 20, 10 euro, però hanno cose che voi non avete. Hanno un sorriso, sono felici di essere vivi. Cioè, già respirano, per loro è una cosa enorme, no? Perché noi ormai oggi, con i nostri soldi, lavoro, macchina, vogliamo, ma non apprezziamo mai le cose che noi abbiamo. Uno non dice mai grazie che io ho una famiglia, ho un tetto, posso, ho il frigo pieno. Siamo sempre lì, vogliamo, anzi, siamo invidiosi degli altri che ha di più e che non siamo disposti a condividere le cose che non abbiamo. E così, girato l'Italia, questo è il museo che sta a Lampedusa, che è nella Presidenza della Repubblica, e così nel 2013, aspetta, no, fatto un po', nel 2013 ci sono questi bar davanti a una delle spiagge più importanti d'Italia, anche d'Europa, davanti a Sedicuigli, morirono 368 persone. Su 500 persone sono sopravvissute 155, solo 5 donne, e il resto di tutti uomini. Tutti i bambini e le donne sono tutti quasi morti. Addirittura c'è una donna incinta, ha partorito dentro l'acqua mentre moriva, ancora era collegato il cordone ombelicale. Questo invece 10 anni dopo, e questo cutro, come se fosse in 10 anni 7 governi. Ancora oggi, per l'indifferenza, sono morti circa 27.000 persone. Ancora oggi nessuno tenta di dare risposte. Ancora oggi, io per prima, lottiamo per dare un'identità a quelle persone. Spesso voi sapete, quasi non sappiamo, quando viene trovato un cadavere, non viene identificato. Chiamano, portano le barre, mettono dentro le barre, siglano e mettono dentro il cimitero. Se all'indomani io voglio cercare mio figlio, è impossibile, ma neanche il Presidente della Repubblica ti può dire: forse potrebbe essere mio figlio, per identificare, eccetera, eccetera. Sapete perché è importante identificare? Perché ci è capitato, ci sono dei figli, perché è stata la norma europea, che
che perdono la mamma o la padre per avere il passaporto, per avere qualunque atto amministrativo serve la firma di due genitori, o se no un documento che accompagna una motivarlo per dire perché non mancava. Quando non hai il corpo che non puoi provare che è morto, in conseguenza è impossibile, quindi il figlio diventa vittima due volte: da una parte ha perso la madre e la padre, dall'altra parte non può andare avanti finché non compie 18 anni, che ancora oggi noi abbiamo in tutti i nostri cimiteri, ancora non vengono identificate. Però se io trovo un corpo per la strada, per le stazioni, ci sono dei protocolli, attivo il processo scientifico, foto, frigo, rimangono finché X tempo per essere identificate. Però ancora oggi, anche da morti, queste persone non hanno la possibilità di essere identificati. Questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto a Sciacca. A volte in alcuni comuni, per chi il comune, sapete, se io metto una barra, la legge italiana dice per 99 anni questa barra non viene spostata, ma invece spesso in alcuni comuni, quando sei immigrante, fanno delle fosse comuni, spostano perché, sapete, il posto costa, vogliono dare ai cittadini, spesso vengono fatte di queste fosse comuni, un esempio Sciacca. Insomma, sono riuscito a portare una proposta di legge al Parlamento italiano, è stata approvata nel 2016, diventata la giornata della memoria e dell'accoglienza per tutte le vittime del Mediterraneo, perché noi abbiamo detto almeno una volta all'anno vogliamo ricordare queste persone e essere vicini, perché sono persone nate invisibili, sono persone morte invisibili, non sappiamo mai chi sono queste persone, sono persone vittime dei loro governi, vittime della politica internazionale, europea, eccetera, eccetera. Chiedendo a tanti comuni in Italia, Torino, Roma, Bologna, chiedendo ai comuni di dedicare un spazio a queste persone, siamo riusciti anche in tanti comuni questo. Non solo, girando per l'Italia, sentire spesso rifiutato, ho gente paura, come se fosse una specie venuta da Marte. Ma anche ieri io andavo al ristorante qua, entro, vedevo la gente, mi guardavano un po' strano, sembrava tipo una specie, comincia tutta a ridere, a commentare della spalla, Bob, sono fuori dal tonno. Io mantenevo la calma, cercavo di respirare e cercando di non reagire con loro e cercare sempre la via del dialogo, che oggi è impossibile trovare la via del dialogo. E sente anche spesso italiani, prima italiani, ho conosciuto italiani che nascono, crescono senza conoscere l'Italia. Parlavo delle fragole, io non so quanti italiani sono a Basilicata che si coltivano le fragole. Sapendo in Italia, italiani non parlano, se io vado a Bolzano, ci sono italiani che non parlano neanche italiano. E così lavorando con i ragazzi, perché la mia idea, voglio salvare il domani, oggi ho perso la speranza di oggi, di adulti di oggi, quindi facendo un lavoro enorme giro l'Italia e l'Europa cercando di creare una rete di scuole di ragazzi giovani. Per la prima volta nella storia europea sono riuscito a mettere ragazzi di 26 paesi europei, di 20 regioni, che ogni anno vanno a Lampedusa. È vero, sono i capi di stati, tra uno e l'altro si incontrano, però mai successo dei ragazzi di 20 paesi europei. È vero, anche noi spesso parliamo dell'Europa, no? L'Europa non funziona, è colpa di francesi, ma noi sappiamo un francese, un tedesco, un romeno, un polacco, come vive, come mangia, come pensa, come passa il suo giorno, no, non lo sappiamo, però siamo i primi a commentare o dice non funziona senza conoscere il mio connazionale, perché l'Europa, e siamo unico, grazie anche all'Europa, abbiamo evitato tante guerre, che è grazie ai vostri nonni. E così ho creato una rete talmente forte che oggi, grazie a loro, che andiamo avanti, che ogni anno che vengono, quest'anno anche saranno nel decennale a Lampedusa, eccetera, eccetera. E questo qui vedete che ogni anno che vengono da tutta l'Europa, da tutta l'Italia, di qui la vostra scuola, che anche negli anni precedenti hanno partecipato, da tutti questi ragazzi, e vederli molto bello, fare anche conoscere il ragazzo Spagna, di Favara, di Agrigento, di Palermo, eccetera, eccetera. Vado veloce perché il tempo corre. Se io dico, ma che Tareke, ma che è il numero 1883? Oggi cosa fa? Se voi andate insieme a Tareke Brane, Tareke col Papa, con Mattarella, tratto col governo,
Dico, se una persona messa in condizione può dare di più di quelle che riceve. Anche oggi sono cittadino, passaporto, ancora negli occhi delle persone sono quello poverino, quello sfigato, quello clandestino, gente ha paura sull'autobus, quando vai a comprare nei negozi ti guardano un po' stranito, però devi cercare, fare spiegare, sono persona come tutti gli altri, vivo, piango, soffro come tutti gli altri. E quindi ancora oggi ci penso tantissimo. La mia foto prima, 1883. Ma dicono, ma che età, rega? Spesso ci penso. Però non solo, non so chi conosce il regista Garrone, Matteo Garrone, il 7 uscirà il film fatto da lui, di qui, una parte di mia storia, di cui adesso da qui andrò per anche camminare sul tappeto rosso al cinema in mezzo agli attori, dice, wow, che figo, no? E quindi il mio invito è importante. Da una parte apprezzate cose che voi avete. Ragazzi, non si può dire ho sentito dire. Si può, io per poter giudicare una persona, io non posso dire tutto italiano, sono mafiosi e camorristi, c'è gente che combatte la mafia, c'è gente che vive con la scorta, c'è gente che si ribella. Questo non si può. Un reato, quando fatto da una persona, viene dato un megafono, viene aumentato in marea costante. Se lo stesso reato fatto da uno cittadino, allora, come diceva prima, si va a giustificare, girare intorno, ma quello che sei, non solo, spesso, un eritreo, un nigeriano, un cosa, ma non nome e cognome quelle persone. Quindi grazie, mi sono già superato il mio tempo, vi chiedo scusa. E ancora davvero grazie.